Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Tutto come previsto, anzi va oltre le più rosee previsioni. Il successo del sindaco uscente Enzo Napoli, diretta espressione dell'ex sindaco e attuale governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Una maggioranza bulgara per lui, un vero e proprio umiliazione nei confronti degli avversari del centrodestra e delle liste civiche, compreso il 5 Stelle. Ovviamente avete capito che l'edizione di oggi del nostro giornale è dedicata quasi interamente alle elezioni amministrative che si sono tenute anche in diversi comuni della nostra provincia e della nostra regione. Ma andiamo in ordine, iniziamo da Salerno, dove appunto, come vi dicevo, è stato un successo davvero bulgaro quello del sindaco Vincenzo Napoli. Vediamo. Il vento del cambiamento in Campania è soffiato fino a un certo punto in questa tornata elettorale. A Napoli sarà ballottaggio come 5 anni fa e con gli stessi protagonisti. L'uscente De Magistris se la vedrà di nuovo con Lettieri del centrodestra. Flop per la candidata di Renzi, Valeria Valente, per i 5 Stelle. Oltre il 40% dei voti per De Magistris, Lettieri vicino al 25%, mentre ha superato di poco il 20% la Valente. I pentestellati e il loro candidato Matteo Brambilla hanno sfiorato il 10%, mentre il deputato Marcello Taglialatela non è andato oltre l'1,3%. Gli altri candidati sullo sfondo con cifre bassissime. A Napoli, affluenza totale del 54,14, 5 anni fa era stata del 60%. A Benevento c'era attesa per il risultato che avrebbe prodotto la candidatura dell'ex guardia sigilli Clemente Mastella. Ebbene, la sua coalizione di centrodestra va al ballottaggio con quella di centrosinistra guidata da Raffaele Del Vecchio. A Caserta invece il PD si avvicina al 45% con Carlo Marino, ma dovrà andare al ballottaggio contro il rappresentante di centrodestra Riccardo Ventre, che agguanta il 20%. Ed eccoci nel Salernitano, stravince il candidato del governatore Vincenzo De Luca, cioè Enzo Napoli, una conferma schiacciante nella città di Salerno, dove hanno votato il 68,52% degli aventi diritto. Oltre il 70% degli elettori ha scelto Napoli. La disgregazione del centrodestra ha portato un risultato negativo quasi per tutti i candidati. Roberto Celano ha ottenuto il 9,64%, Dante Santoro il 6,26%, Antonio Cammarota il 4,03%, Giampaolo Lambi il 3,87%. Le briciole per gli altri candidati, neanche il 2% per Raffaele Adinolfi, Luigi Cassandra, per l'ex presidente della provincia Antonio Iannone, sotto l'1% addirittura Giuseppe Amodio e Marco Falvella. Negli altri 42 comuni al voto, soltanto Battipaglia, con oltre 15.000 abitanti, poteva andare al ballottaggio. E così sarà. Se la vedranno Gerardo Motta, espressione di ben 5 liste civiche, e Cecilia Francese del centrodestra. Motta però ha ottenuto il doppio delle preferenze della Francese. Affluenza quasi record in alcuni comuni del Salernitano, in particolare Corbara, Sant'Egidio e Giffoni Vallepiana. Pochissimi hanno invece votato a Monteforte Cilento, appena il 41%. Ecco alcuni dei vincitori di comuni che sono andati al voto, in rigoroso ordine alfabetico. A Castellabate si è confermato Costabile Spinelli, ex assessore provinciale. A Cetara stravinto Fortunato Della Monica. Contursi avrà come sindaco Alfonso Forlenza, mentre a Corbara il testa a testa Pentangelo Pauciulo ha premiato il sindaco uscente. A Fisciano, straordinaria affermazione di Vincenzo Sessa, quasi l'80% lo ha preferito. È il genero del consigliere regionale Amabile, tra l'altro ex sindaco della cittadina universitaria. A Giffoni Valle Piana vince col quasi 60% Antonio Giuliano. Nella città del compianto sindaco Pescatore Vassallo si conferma Stefano Pisani, che ottiene un plebiscitario 95%. A Ravello si afferma Salvatore Di Martino, a Rocca d'Aspide Gabriele Giuliano. A Sant'Egidio Nunzio Carpentieri si afferma dopo la delusione personale alle regionali. A Siano Giorgio Marchese si prende la poltrona principale con uno scarto di appena 20 voti circa. A Vallo della Lucania vince Antonio Aloia, che agguanta quasi il 50% delle preferenze.
Bene, ed ora analizziamo caso per caso le città dove si è votato. Iniziamo da Salerno, come dicevamo prima, è stato davvero un successo straordinario, quello del sindaco uscente Vincenzo Napoli, diretta espressione del governatore De Luca. Vediamo. Oltre ogni più logica aspettativa, quasi azzerata l'opposizione, dall'urna esce una maggioranza ancora più forte. Chi si aspettava un calo anche fisiologico del deluchismo oggi è costretto a ricredersi, quasi a nascondersi. Enzo Napoli ha sbancato le liste che lo hanno serretto di più. L'analisi del voto non lascia molto spazio all'immaginazione. I salernitani hanno accordato fiducia al governo cittadino uscente, anzi hanno ulteriormente incrementato il loro consenso, riposto ancora maggiore fiducia. Un'aspettativa importante da valutare anche con estrema attenzione. Ha prevalso la logica della cosiddetta filiera istituzionale, faticosamente costruita in questi anni. Salerno sceglieva Vincenzo De Luca quando al governo nazionale c'era Silvio Berlusconi e alla guida della regione Campania una giunta di centrodestra. Figurarsi ora che al governo c'è Matteo Renzi e De Luca guida Palazzo Santa Lucia. Nessuno spazio, insomma, per il voto in controtendenza. Ha prevalso la logica, il ragionamento della filiera istituzionale. Ci ha messo del suo anche Enzo Napoli, perché se qualche dubbio pervadeva il centro-sinistra, bene, questo riguardava sostanzialmente il low profile del candidato sindaco, dell'architetto salernitano agli antipodi rispetto al tratto forte e vigoroso del leader massimo. Ha pagato anche questo ed ora, se possibile, aumentano le responsabilità di tutti ed è giusto pensarlo. Quello che hanno colto, credo, i nostri concittadini oggi è questo dato storico. Salerno è oggi per la prima volta la possibilità di utilizzare 1 miliardo di euro della regione. Cioè noi possiamo completare e consolidare la città turistica, che è l'unica vera carta per lo sviluppo di Salerno che abbiamo nelle nostre mani. Se riusciamo ad investire queste risorse, a completare il disegno, ad estendere la metropolitana, aeroporto e università, fare la spiaggia davanti a tutto il litorale salernitano, realizzare nuovi alberghi sulla litoranea orientale anche cambiando il piano regolatore, se riusciamo a incrementare le manutenzioni, qui sicuramente abbiamo avuto un rallentamento, ma tenete conto che c'è un dato che nessuno ha rilevato in questa campagna elettorale fra mille chiacchiere inutili, e cioè che il Comune di Salerno ha perso in 7 anni il 54% delle risorse dello Stato. In 7 anni siamo passati a 62 milioni di euro che arrivavano da Roma a 29 milioni di euro. Sfido chiunque a gestire una città in queste condizioni e nonostante tutto abbiamo mantenuto le fasce sociali con un'esenzione dalle tasse sulla casa, sui rifiuti, cioè siamo riusciti a mantenere un carattere di solidarietà all'attività dell'amministrazione. Un consenso che conferma il percorso avviato da Vincenzo Di Luca, che questa volta come ha vissuto questa campagna elettorale? Con assoluta tranquillità, con moltissima fatica perché sono dovuto andare in giro per tutta la Campania, ma vedendo crescere un clima di grande rispetto anche per la rivoluzione che stiamo facendo in Campania, sui grandi problemi ambientali, sull'organizzazione della sanità, le questioni che riguardano noi, i fondi europei. E insomma, si sta veramente voltando pagina e qui credo si sia espressa una valutazione molto attenta alla prospettiva che questa amministrazione è in grado di garantire rispetto ad alternative che mi sono parse francamente poco credibili. Enzo Napoli garantirà grande equilibrio, una persona per bene, seria, stimata, favorirà un processo di ricambio, di immissione di nuove forze giovani, fresche, è un'esigenza che avvertiamo tutti quanti, ma è una persona per bene che garantirà una sua funzione di sindaco nel nome di tutti i cittadini, anche di quelli che non hanno votato. Quindi siamo molto sereni e personalmente voglio rinnovare il mio ringraziamento più affettuoso e cordiale a tutti i nostri concittadini. Noi durante tutta la campagna elettorale abbiamo chiarito agli elettori qual era la posta in gioco di questa campagna elettorale, che andava ben oltre i destini individuali miei, degli amici, delle liste. Era un progetto che noi candidavamo per il futuro della città di Salerno, cioè una speranza di futuro, un progetto di futuro, e credo che questo dato sia stato percepito
è valutato positivamente dal corpo elettorale. Una vittoria assolutamente senza discussione, senza veramente oltre ogni più rosea aspettativa. Noi eravamo assolutamente fiduciosi, però devo dire che le nostre cautele, magari scaramantiche, che sono, insomma, sono state tutte sconfessate provvidamente per quanto ci riguarda, e quindi abbiamo avuto una vittoria assolutamente schiacciante. Iniziamo un lavoro importante che segnerà il passo, segnerà il cambio di passo della nostra politica sulla scorta del gradino altissimo a cui ci ha portato Enzo De Luca. Come dicevamo nel servizio, questo importante risultato per il sindaco Napoli consente di avere una maggioranza ancora più ampia, ancora più forte. Ma vediamo nel prossimo servizio come sarà il nuovo Consiglio Comunale di Salerno. È l'assessore uscente alle politiche sociali il più votato alle elezioni amministrative nel comune capoluogo. Amplein per Nino Savastano, che era dato come il più forte alla vigilia e non ha smentito i pronostici nel risultato finale, che lo vede in testa nella lista dei progressisti, seguito da un altro assessore uscente, l'ex vice sindaco Eva Vossa, anche assessore alla pubblica istruzione. La vera novità e sorpresa è la terza posizione conquistata da Mimmo Ventura, consigliere comunale uscente, che abbina il suo successo elettorale, piazzandosi prima anche degli assessori uscenti Mimmo De Maio e Ermanno Guerra, a quella del fratello Peppe, che conquista uno dei due seggi conquistati dalla lista Davvero Verdi, che vede in prima posizione una new entry, Antonio Carbonaro, che spiazza assessori e consiglieri uscenti del calibro di Marco Petillo, Augusto De Pascale e l'assessore all'ambiente Gerardo Calabrese. Festeggia il buon risultato anche Angelo Caramanno, che guida la classifica dei più votati in Salerno per i giovani, dove trovano conferma nelle urne anche Horace Di Carlo e Nico Mazzeo. Due new entry per gli altri due posti, che andranno a Donato Pessolano e Paola De Roberto, mentre dovrà attendere la nomina di un assessore dalla sua lista il consigliere comunale uscente Gianluca Memoli. Sono cinque anche i seggi attribuiti a Campagna Libera. In pole position tutti i volti noti. Alessandro Ferrara batte il presidente del Consiglio Comunale uscente Antonio D'Alesso, che si piazza prima di Pachi Memoli, Felice Santoro e Corrado Naddeo. Ottima attestazione elettorale anche per il consigliere comunale Dario Loffredo, che, traslocato da Salerno per i Giovani alla lista del Partito Socialista, traina il gruppo messo su dall'ex assessore Enzo Maraio con più dell'8% alla conquista di tre seggi, che vedranno l'ingresso in consiglio anche di Massimiliano Natella, ex consigliere di circoscrizione, e Mariella Giordano. Vanno a Leonardo Gallo e Pietro Damanostasi due posti dei 25 attribuiti alla squadra che ha sostenuto il sindaco Enzo Napoli della lista dei moderati. Infine le briciole di questo consiglio comunale: all'opposizione appena 7 posti, a fronte dei 9 precedenti vedono entrare in consiglio solo alcuni di quelli che erano i candidati a sindaco. Roberto Celano con due consiglieri delle sue liste, Peppe Zitarosa e Ciro Russomando, Antonio Cammarota, già consigliere comunale uscente, Giampaolo Lambiase, due invece i posti conquistati da Dante Santoro. E da Salerno ci spostiamo a Napoli per analizzare il voto. Dunque si va al ballottaggio come 5 anni fa tra De Magistris e Lettieri. Vediamo. Un duello già visto, quello tra Luigi De Magistris e Gianni Lettieri a Napoli. Un'esclusione pesante, quella della candidata del Partito Democratico, Valeria Valente, per la quale negli ultimi giorni era sceso in campo Renzi in prima persona. È un risultato deludente, soprattutto rispetto all'andamento nazionale per i 5 Stelle. La prima parte del risultato delle amministrative a Napoli, in attesa del finale che sarà scritto il 19 giugno con il ballottaggio, consegna una serie di spunti politici di rilievo e lascia aperto un interrogativo: per chi voteranno gli elettori del PD e i grillini tra 15 giorni? Il sindaco uscente Luigi De Magistris ha vinto questa volta la sfida della prima parte del campionato, a differenza di 5 anni fa, quando l'attuale sindaco
a piazzarsi al secondo posto, attestandosi su un risultato superiore al 42%. Una vittoria parziale che forse in qualche sostenitore lascia però l'amaro in bocca, visto che c'era chi pensava che si potesse chiudere subito la partita. È la prima volta nella storia di questa città che il sindaco uscente non viene confermato al primo turno. La sconfitta di De Magistris nasce qui, si consoliderà nei prossimi 15 giorni quando non potrà più sottrarsi ai contenuti. Nel confronto 1-1 con Gianni Lettieri bisognerà parlare delle cose che bisogna fare e mettere in campo per questa città, una città che è immobile, una città che è sporca, nella quale non c'è illuminazione, non c'è sicurezza, non ci sono trasporti, è una città che cade a pezzi e per la quale non ce la possiamo cavare più con i concerti, le chiacchiere e i proclami. Noi abbiamo un programma articolato con Gianni Lettieri che affronta questi temi e quindi su questo si giocherà la partita che credo porterà sicuramente alla sconfitta di De Magistris. Napoli è un'anomalia italiana, Napoli ha il quarto polo che è Luigi De Magistris, se guardiamo invece tutto il resto d'Italia il Movimento 5 Stelle è solidissimo, va ai ballottaggi nelle città più importanti d'Italia, Napoli ripeto c'è il quarto polo, De Magistris che ha preso molta parte dei voti dei 5 Stelle come candidato sindaco, vedremo poi i voti di lista che faranno vedere appunto quello che è successo a Napoli. Io mi auguro veramente che i napoletani capiscano l'importanza di voltare pagina, di cambiare passo, hanno la possibilità di farlo votando per Gianni Lettieri. Ed ora città più piccole, cominciamo da Sant'Egidio del Monte Albino, dove torna ad essere il sindaco della cittadina dell'Agro, Nunzio Carpentieri. Questa notte, poco dopo le 2:30, la notizia ufficiale, per Carpentieri il 54,97%, a seguire Anna Pia Strianese con il 22,24%. Si ferma al 18,61% Luigi Nocera. Ed ecco le parole che il sindaco ha detto prima di essere travolto dai suoi sostenitori. Sentiamo. Nunzio Carpentieri torna ad essere il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino con una percentuale del 54,97%, pari a 3.158 voti, 8 i seggi assegnati. Ad accoglierlo al suo quartier generale alle 2:30 di notte tutti i suoi sostenitori armati di bandiere e spumante. Ad essere sindaco di questa città, che emozione si prova? Una grande, straordinaria emozione. Sant'Egidio ha votato seguendo la verità un anno fa, perché ho lasciato questo comune, cosa ho fatto e cosa mi hanno fatto. Ha punito chi ha tradito il sogno di questa città, ha premiato Nunzio Carpentieri, ma una cosa non avevano capito i miei avversari, che io e Sant'Egidio del Monte Albino siamo una sola cosa. Ma soprattutto devono imparare ad avere più umiltà e più rispetto per i sentimenti della gente di Sant'Egidio Monte Albino, perché questa gente mi vuole bene e mi ama. Una vittoria schiacciante che va oltre le previsioni più rosee che ci eravamo preannunciato all'inizio. Da che punto appunto si ricomincia questa avventura politica insieme? Questa avventura avrà inizio dal programma che abbiamo interrotto, certamente non per colpa nostra, per una scelta di Nunzio nel maggio scorso. Noi dobbiamo portare ancora a termine alcune opere che stanno in fase di realizzazione e poi cerchiamo di realizzare altri obiettivi che ci siamo prefisso nel programma politico. Lei sarà in giunta? Ma penso di sì, spero di sì. 22,24% la percentuale andata ad Anna Pia Strianese della lista civica Ridefiniamo Sant'Egidio, che dunque si vede assegnati due seggi. A Luigi Nocera sono andati 1069 voti, pari al 18,61%, anche per il suo gruppo due seggi. 1,58% invece la percentuale per Giovanni Nappo della civica Sant'Egidio si muove e 1,58% per Carmine Di Natale, per entrambi nessun seggio. Ed a Corbara continuerà ad amministrare Pietro Pentangelo, riconfermato sindaco con il 59,92%. Rino Pauciulo, lo sfidante, ha ottenuto il 40,07%. Il servizio. Ciao Corbara!
Pietro Pentangelo, riconfermato sindaco di Corbara, è stato rieletto con una percentuale del 59,92%, pari a 1.135 voti. Al contendente Rino Pauciullo, sostenuto dalla lista Corbara Liberamente, sono andate 759 preferenze, pari al 40,07%. 7 dunque i seggi andati al sindaco rieletto, 3 invece quelli da assegnare al gruppo che ha sostenuto Pauciullo. Il primo cittadino ha dedicato la vittoria al padre. Devo dire a mio padre, che è la figura che mi manca di più, alla mia famiglia, ma a mio padre soprattutto. E poi a tutti i corbaresi che, come dire, credono, anche quelli che non mi hanno votato, quelli che credono nella possibilità di rilanciare definitivamente questa località che ha il bene di una ricchezza ambientale straordinaria e che merita davvero tutto l'impegno possibile. Io devo ringraziare i cittadini per quanto hanno voluto esprimere verso la nostra amministrazione e questo diventa un'investitura per la realizzazione e il completamento di quanto abbiamo già fatto. Essenzialmente il definitivo lancio di questa piccola comunità come un posto dall'alto tenore di vita, dal punto di vista della qualità della vita più che della ricchezza prodotta, tutto l'impegno possibile in tema di occupazione, soprattutto giovanile, creare le condizioni per una ripresa anche dell'imprenditorialità locale e infine completare quella enorme opera che è stato, diciamo, le opere pubbliche di questo paese che abbiamo ottenuto attraverso l'accelerazione della spesa, che porteranno sicuramente ad un cambiamento anche funzionale di molte delle strutture presenti sul territorio e cambieranno, penso in senso positivo, anche le abitudini di vita dei miei concittadini. Giorgio Marchese è il nuovo sindaco di Siano, ha battuto Serafina Tenore ottenendo 23 voti in più. Ed è stata una lunga notte di attesa con particolari problemi in due sezioni. Si è proceduto dunque estremamente a rilento e vi è stata una forte partecipazione. Un intero paese è rimasto in strada fino a questa mattina ad attendere. Vediamo. Giorgio Marchese batte Serafina Tenore ottenendo 23 voti in più e diventa sindaco. Prima della festa, una lunga notte di attesa a Siano. Il piccolo comune del Salernitano ha viaggiato in quanto lentezza nello scrutinio a tempi record. Prima problemi alla sezione numero 6, poi contestazioni alla numero 3 hanno fatto sì che tutto procedesse a rilento, in un clima di attesa che ha coinvolto un intero paese. Tutti svegli, tutti in strada o all'esterno delle sezioni, in attesa. Un'attesa durata ben 7 ore. Il testa a testa tra Marchese e la sorella dell'ex sindaco è durata infatti fino al mattino successivo. Pochi voti di differenza hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'alba inoltrata. Ricevutata alle 7:05 secondi. E non sono mancati neanche i falsi allarmi. Alle 6:10 circa la festa, quella vera, ha inizio. Giorgio Marchese vince per pochi voti in più. Ha battuto Serafina Tenore ottenendo 2.884 preferenze, pari al 41,45%, guadagna dunque 11 seggi. Serafina Tenore ottiene 2.861 voti, pari al 41,12%, per il suo gruppo 4 seggi. Alfonso Leo incassa il 13,54% ed un seggio. Grazia Di Benedetto il 3,88%, non ottenendo nessun seggio.
E dunque soltanto Persiano, soltanto verso le 6, dopo le 6 di questa mattina, è arrivata la notizia ufficiale che Marchese è il nuovo sindaco. Vi mostriamo le immagini della festa e con le lacrime del neo sindaco. Vediamo. Di questo piccolo comune. Ragazzi, scusate, lui dov'è? Giorgio! Abbiamo vinto contro un regime! Abbiamo vinto contro un regime! Candidato, non so neanche se sono stato eletto, io sono il segretario cittadino del Partito Democratico. Io ho lavorato con forza alla candidatura di Giorgio Marchese. Non sapevo se insomma, questa cosa sarebbe andata in porto. Abbiamo fatto una rivoluzione. Ci divertiamo, oggi festeggiamo, da domani sulle maniche e si torna al lavoro. Da infarto, bellissima vittoria. Siamo contenti, ancora non siamo... Stiamo facendo questa cosa. È stata durissima fino all'ultimo voto, un tram tram fino all'ultimo voto, noi siamo stati con gli amici in piazza 4 novembre, gli altri al comitato, è stata dura. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! È la vittoria di chi? Anni. È arrivato il cambiamento, ma sarò il sindaco di tutti. È la vittoria di chi questa? È la vittoria del popolo di Siano, è la vittoria di tutti i cittadini liberi che dopo tanti anni hanno cambiato questo metodo amministrativo. Da dove si riparte adesso? Si riparte dal territorio, dai cittadini, dalla casa di vetro e l'accesso a tutti. Sindaco, un commento però su questa lentezza, siete un comune record. Attenzione. Infatti noi auspicavamo prima, solo prima da commentare prima e da scrutinare prima solo il sindaco e poi facevamo le preferenze, mentre i presidenti dobbiamo rivedere questa cosa, perché chi ha la prima esperienza dovrebbe farla prima con il referendum, mentre qualcuno con poca esperienza è andato un pochino in difficoltà, ma va bene così. Dopo tante ore di tram tram elettorale siamo arrivati alla fatica, ce l'abbiamo fatta e tutti uniti per cambiare il paese. Chiudiamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative, andiamo a Nocera Inferiore, dove questa mattina invece c'era il Consiglio Comunale
e si è discusso del rendiconto della gestione 2015, ma anche del bilancio di previsione per il biennio e alla relativa programmazione. Il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore ha discusso degli strumenti finanziari che in pratica consentono all'amministrazione di guidare e quindi gestire e amministrare la città. La minoranza ha sottolineato la scarsa attività dell'amministrazione comunale a contrastare il mancato pagamento dei tributi, ma anche di non aver saputo programmare il futuro della città. Ed ora la cronaca, 4 operai intossicate in fiamme, prodotti farmaceutici di un'azienda appunto da Cedir Pharma di Sant'Eustachio, che è una frazione di Mercato San Severino. L'incendio questa mattina alle 8, vediamo. Poteva essere una tragedia, se la sono cavata con un'intossicazione, problemi respiratori, 4 operai dell'azienda farmaceutica Cedir Pharma di Mercato San Severino. Erano le 8 circa di questa mattina e per cause ancora in corso di accertamento si è propagato un incendio sul tetto dell'azienda dove insistono numerosi pannelli fotovoltaici. Le fiamme hanno immediatamente avvolto lo stabile, spingendosi all'interno della struttura, spiazzando gli operai che erano intenti a effettuare spostamenti di alcuni cartoni pieni di farmaci. Spaventati dall'incendio, i 4 operai hanno immediatamente lanciato l'allarme, ma preoccupati che il fuoco potesse spostarsi anche nel reparto dove sono assemblati i prodotti farmaceutici, avrebbero cercato di porre rimedio con alcuni estintori e cercando di utilizzare a quanto pare dell'acqua. Dopo qualche minuto dall'intervento, i 4 operai, per via delle fortissime esalazioni provocate dalle fiamme, sono scappati nel piazzale dell'azienda con grosse difficoltà respiratorie. I soccorsi sono giunti solo dopo una ventina di minuti, ma sul posto erano arrivati alcuni medici del luogo che hanno prestato aiuto ai malcapitati, che sono stati poi trasferiti all'ospedale Fucito di Mercato San Severino per una prima verifica sul loro stato di salute. A spegnere il rogo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Salerno, mentre sul posto si sono portati anche i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e quelli della stazione di Castel San Giorgio per avviare le indagini. Tanti anche i curiosi che, attirati dal fumo e dalla colonna nera che si era levata in alto, ben visibile a svariati chilometri di distanza, si sono portati a Sant'Eustachio. La Cedir Pharma, con slogan fedeli alla salute, si trova in una zona nascosta di Mercato San Severino, quella dei piani di insediamento produttivi della frazione Sant'Eustachio, e si occupa della produzione di farmaci del settore dei nutraceutici, cosmetici e medical devices. La gamma di produzione della Cedir prevede il perfezionamento di ben 100 prodotti che sono presenti in ben 4.500 farmacie e parafarmacie. Ed ora andiamo a Salerno. Questa mattina i carabinieri hanno celebrato l'anniversario della fondazione dell'arma. Vediamo com'è andata nel servizio. Questa mattina anche a Salerno i carabinieri hanno celebrato l'anniversario della fondazione dell'arma. La cerimonia si è svolta al comando provinciale, alla presenza del prefetto e delle altre autorità civili, militari e religiose. È stato schierato un reparto di formazione in armi, composto da comandanti di compagnia, comandanti di stazione e militari del comando provinciale, accompagnati da alcuni mezzi in dotazione. L'anniversario non è solo una festa dell'arma, ma anche un tributo all'impegno quotidiano che i carabinieri offrono al servizio della collettività, sia nel contrasto alla criminalità, sia come punto di riferimento per il cittadino attraverso una profonda azione di prossimità e di vicinanza alla popolazione. È una ricorrenza importante che siamo felici di condividere con tutti i carabinieri, con la popolazione, le autorità di Salerno, con tutti i salernitani, perché è proprio il senso del lavoro quotidiano del carabiniere, quello di operare tra la gente. L'azione e la collaborazione con le altre forze dell'ordine, devo dire, è un punto di vanto. C'è una collaborazione, una sintonia straordinaria che contraddistingue l'operare quotidiano nel rispetto
delle competenze specifiche, ma che ci sta aiutando moltissimo nell'attività di tutti i giorni. Durante la cerimonia è stato ricordato anche il tenente dei carabinieri Marco Pittoni, ucciso 8 anni fa nel tentativo di fermare dei banditi che avevano assaltato l'ufficio postale di Pagani. Alla cerimonia di questa mattina era presente anche il questore Alfredo Anzalone, in servizio 2 anni a Salerno e che domani lascia ufficialmente l'incarico. 2 anni intensi, fantastici, nessuna difficoltà. Onorato di esserci stato. Che città trovate e che città lascia? No, non è cambiato molto, perché nessuno da solo riesce a fare stravolgimenti. Splendido luogo, cittadinanza corretta, lineare. Sì, mi piace. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto e anche di quello che ho trovato. Ed ora parliamo invece di un'altra festa, quella che si è tenuta a Nocera Inferiore, al quartiere Casolla, con Santa Rita e soprattutto con la straordinaria processione caratterizzata dalla tradizionale pioggia di rose. Vediamo. Cascate di rose hanno accolto Santa Rita, rose venute giù non solo dai balconi ma anche da un elicottero. Tanti, tantissimi fedeli presenti non solo del rione Casolla ma anche degli altri quartieri di Nocera Inferiore e anche di altri comuni della provincia di Salerno. Ancora una volta in tanti hanno voluto onorare Santa Rita. Mi era stato comunicato, però sinceramente non mi aspettavo una partecipazione così massiccia e soprattutto una devozione così attenta, non solo all'esteriorità, ai petali, alle rose, ma anche alla preghiera che da parte dei giovani della mia parrocchia c'è stato. Quindi sono veramente molto molto felice, perché c'è fede, preghiera, devozione, tradizione e soprattutto veramente anche un gesto di carità, soprattutto nei confronti dei sofferenti. Come le dicevo prima, all'ospedale c'è stato un bellissimo momento di preghiera. Santa Rita, ricordo, aveva chiesto al Signore un patimento. Quale sosta più importante? Quella dell'ospedale, quella più significativa, credo. Santa Rita. Sì, è una buona emozione. Bellissimo. A parte il fatto che noi siamo devoti a Santa Rita, troppo adesso siamo qui a vedere questa festa. Signora, una festa molto emozionante, ben organizzata. Sì, emozionante è la santa più che altro. È la santa che è impossibile. È la cosa più bella. E fanno venire la pelle d'oca. È bellissimo. Bellissima manifestazione che si sta consolidando sempre di più anche negli ultimi anni, ormai è insieme a quella patronale, subito dopo quella patronale, la processione più importante della città e dell'intera parte di questo territorio. Siamo molto contenti perché c'è un sentimento popolare convinto, sentito, partecipato, e questa è un'occasione di incontro importante. Sono rimasto un attimo esterrefatto, perché pensavo che San Prisco era la maggiore per la maggiore, mentre oggi vedo tante di quelle persone che coinvolge tutto il quartiere, tutto il rione. Nonostante che oggi abbiamo avuto 3 manifestazioni quasi contemporanee, stiamo riuscendo a gestire alla meglio, logicamente con qualche difficoltà per l'utenza. Peppe Pica, lei è casollese doc e fece un po' d'anni fa un bel regalo a tutti i casollesi, un CD con all'interno tante foto storiche, famiglie di Casolla, ma presto ci sarà anche un altro regalo per i casollesi. Se, con un poco di aiuto, perché comunque è stato un lavoro molto lungo, perché ci ho lavorato molto tempo per fare tutta la raccolta di fotografie, per fare poi col maestro Gerardo Scoppetta che mi ha musicato la poesia che ho scritto.
e poi ricordare tutti i nomi e i soprannomi dei casollesi veraci, perché io ho ricordato tutti, secondo me non manca nessuno a questa diciamo, opera che ho fatto. Per me è un'opera, perché comunque... Che circolerà anche su Facebook. Sì, adesso io sto proponendo ogni giorno qualche fotografia. Ed ora la pubblicità, poi la pagina dedicata allo sport. Tra poco.